Quando arriverà il momento in cui inizieranno solennemente i cambiamenti che riguardano il focus governativo, ci sarà un coro di disapprovazione da parte dei cittadini. Sono in atto misure programmate affinché gli individui siano sovrastati e resi incapaci di reagire, in nessun modo altro che con la sottomissione. Ciò che è atteso in termini di reazione è che essi implorino il Dio che sta sul suo distante trono e persino che egli li stia castigando per qualche grande peccato. In altre parole, facciano le vittime. In questo ragionamento la forza interiore del focus dell'anima è stata totalmente ignorata. Lo shock architettato per schiacciare tutti i cittadini è stato analizzato e studiato per dare luogo alla reazione desiderata. Come in tutti gli esperimenti, il risultato è influenzato dalle aspettative di coloro che mettono in piedi i criteri. I dati scientifici, tanto esaltati dagli scienziati di quest'epoca, sono tanto accurati quanto le opinioni del momento lo consentono. Ne consegue che, quando si considerano nuove possibilità, le vecchie teorie prima o dopo si sgretolano e vengono rimpiazzate. Questo indica che esiste la possibilità che le attese reazioni dell'umanità possano veramente essere sostituite da azioni che non calzano con il loro pianificato scenario. Il genere umano è stato istruito a diffidare dei suoi simili. Pochi hanno una minima cognizione delle interconnessioni che esistono grazie alla condivisione con gli altri esseri della fonte, della loro manifestazione nell'esperienza nascita. Essendo tutti emanazioni del focus del creatore, in autocontemplazione, potete fidarvi del fatto che esistono connessioni che sono attualmente sconosciute e vi è una potenza all'interno di queste connessioni che è totalmente inutilizzata. Abbiamo discusso in precedenza circa le preoccupazioni destate dal modo in cui la situazione si presenta al momento sul pianeta e la rilevanza della convergenza dei cicli che renderà disponibili delle transizioni di grande importanza. È stato enfatizzato che tutti i livelli di coscienza, incluso il creatore, si stanno focalizzando su questo processo. Nell'attuale posizione sequenziale dello scenario, l'unica cosa che viene focalizzata è una vigile attenzione. Tuttavia, quando sarà il momento, potete stare certi che l'attivazione di capacità latenti, che sono disponibili all'interno della consapevolezza e della struttura fisica del corpo umano, potranno essere e saranno stimolate. La capacità di ricevere questa stimolazione e realizzare quanto necessario dipenderà dalla cosciente consapevolezza ed in particolare dalla capacità di accettare l'autopotenziamento all'interno di uno schema comportamentale olistico. L'energia che incontrerete approcciando ed attraversando l'interno di ciò che chiamate la cintura fotonica non saranno le stesse che state verificando ora. L'ultimo degli attuali cicli di polarità sta giungendo al suo completamento. Qui, di nuovo, è difficile mettere in termini lineari per la vostra comprensione processi che sono di natura olografica. In uno schema olografico tutto è interattivo, in un formato cooperativo. Quando è presente un disequilibrio, tutto ciò che rimane in equilibrio diventa focalizzato per ristabilire l'equilibrio del tutto. Vi è una generazione di energie interattive al fine di svegliare connessioni latenti per dare luogo a qualsiasi cosa che sia necessaria a conseguire il ritorno all'equilibrio. Torniamo di nuovo alla concezione che il pensiero ha la capacità di pensare. Tutto ciò che è manifesto in tutte le forme è pensato fino a divenire forma
dalla pura potenzialità ed è interattivo all'interno di se stesso. Questo è un processo naturale. Nella spiegazione più semplice, ogni umano è pensiero che pensa, perciò è consapevole di essere. Come sopra, così è anche sotto. L'intera galassia, inoltre, è pensiero che pensa, perciò è consapevole di essere. Il traguardo del nuovo paradigma in termini semplici è la transizione dell'umanità dalla coscienza vittimistica all'autopotenziamento che risulterà in un'elevazione nella propagazione vibratoria del pianeta e dei suoi abitanti. Impiantare i mezzi per realizzare questa transizione è il traguardo di questo segmento della squadra di Terra. Appena piazzati e liberati gli strumenti per dare luogo all'effetto desiderato, la stimolazione delle connessioni latenti farà sì che la transizione attraversi la coscienza di massa di tutti gli umani capaci di accettare e di iniziare a funzionare all'interno dei suoi concetti. Il prossimo passo da seguire sarà la diffusione della concezione delle quattro leggi universali e l'applicazione di esse all'interno di ogni esperienza individuale. Questi concetti sono inclusi nella guida pratica ed appena i pochi ma significativi esseri inizieranno a studiarle e a metterle in pratica, ulteriori connessioni latenti inizieranno ad aprirsi con la stimolazione che perverrà al pianeta con crescente frequenza. È facile farsi prendere dalla paura di ciò che potrebbe succedere sulla base dell'attuale consapevolezza degli abitanti del pianeta, tuttavia è importante rimanere nell'ambito della comprensione che questa consapevolezza è matura per il cambiamento e che questo cambiamento è ormai in moto. Ci sono altre squadre di equipaggi di Terra che portano a termine i loro compiti, che si uniscono e forniscono la sintesi olografica che ora sta prendendo forma. La situazione non è priva di speranza, anzi è decisamente incoraggiante. Come ogni membro è stato stimolato a risvegliarsi prendendo coscienza dei propri compiti e si è mosso per portarli avanti, il più delle volte per il bisogno di fare, anche se magari non aveva al momento alcun senso, così anche il processo si diffonderà nella coscienza di massa. Siete stati programmati per diffidare della vostra natura umana. Potenziando il proprio personale essere, è necessario che scegliate di confidare nel potenziamento dei vostri simili. Ci saranno eccezioni? Sì, ci saranno. Una delle funzioni latenti che sarà stimolata sarà il discernimento. Lo saprete e quando vi fiderete del processo non ne incontrerete. La coscienza vittimistica attirerà esperienze vittimistiche attraverso la legge dell'attrazione. Coloro che si spostano verso l'autopotenziamento in modo olistico continueranno ad evolversi in esperienze più grandi e saranno attirati insieme per creare il nuovo paradigma. Questo non è un messaggio di raggiro, voi siete pensiero capace di pensare, c'è una coscienza di gruppo che pensa. Voi potete cambiare la vostra mente, cambiare idea pensando, e così può fare anche lei. Si tratta di seminare il processo con un'alternativa che abbia una forte attrattiva. Una volta messa in uso, la sua forza aumenta, specialmente se riceve input addizionali dai punti focali che risiedono in livelli più alti di consapevolezza manifesta, ai quali la faccenda sta a cuore. La manifestazione fisica è il risultato finale del pensiero focalizzato. Se il pensiero focalizzato è cambiato attraverso scelta e preghiera, anche la manifestazione fisica deve cambiare. Questa cognizione viene facilmente dimenticata a causa del continuo input di dati finalizzati al controllo della mente che vengono appositamente focalizzati nell'esperienza quotidiana. Per questo motivo ognuno è incoraggiato a continuare a rileggere e studiare queste guide pratiche. Le informazioni sono semplici, dirette e non contengono tecniche particolari, a parte la proposta di una soluzione che si fonde con il flusso di energia espansiva che reggono il creato e gli permettono di continuare a fluire all'interno delle leggi universali.
L'aspetto del libero arbitrio è ambedue spina e bocciolo del processo, è l'emanazione vitale dell'energia creativa, ha nella sua essenza ambedue le polarità, negativa e positiva, e non è vincolato da cicli. Le polarità sono fruibili dall'impulso delle decisioni che consentono al libero arbitrio di alterare il creato a livello manifesto. Il libero arbitrio non può essere controllato, può essere influenzato, ma in qualsiasi momento la coscienza individuale può semplicemente cambiare il proprio pensiero e l'influenza viene messa da parte. Il pensiero può creare un'esperienza e può poi cambiarla facendola diventare un'esperienza interamente diversa. Il focus di pensiero combinato è molto potente quando opera nell'ambito delle leggi universali ed è supportato dall'impegno emozionale. Il ritorno al potenziamento del proprio essere dopo aver vissuto repressione ed esperienze vittimistiche farà emergere una sensazione emozionale dell'anima che equivale alla gioia spesso menzionata dalle religioni. Proprio come amore e odio non possono condividere lo stesso cuore, neanche gioia e la percezione vittimistica possono condividere la stessa esperienza. Il coraggio di scegliere arriva nella forma della responsabilità dell'umanità di creare la propria esperienza, in questo caso con tutto l'aiuto possibile a disposizione di chi lo chiede.
Buongiorno a tutti, benvenuti su Web Radio Essere il Cambiamento. Al microfono con voi Claudia. Questa mattina abbiamo la lettura delle guide al nuovo paradigma, in particolare il secondo volume, quindi abbracciando l'arcobaleno. Adesso vi saluto e poi commentiamo. Aggiorno un attimo così. Allora, Ivana, Emanuela, Cristiana, Gianmaria, Antonella, Encheleida, Patrizia, Roberta e Orsolina. Buongiorno a tutti. È un messaggio molto coerente con il messaggio di questa sera che condivideremo questa sera. Quindi stasera parleremo esattamente dell'equipaggio di terra, diciamo extraterrestre. E così vediamo anche queste possibilità che ci sono per noi come umanità per liberarci da certe situazioni. Ecco anche Luana arrivata, ben arrivata, buongiorno a te. Quindi c'è un po' di speranza comunque sempre, basta essere connessi insomma, sempre. Allora, torno un attimo indietro, avete comunque tutti i link nel caso... Vi rimetto un attimo, anche Ila è arrivata, buongiorno, ben arrivata. Vi rimetto anche il link delle guide al nuovo paradigma che trovate, che ho messo nella sezione sotto educazione. Trovate appunto poi la pagina, adesso magari ve lo incollo così... Anche chi è nuovo vuole scaricare i libri che sono gratuiti e sono dei messaggi canalizzati messi a disposizione da George Green. Quelle pratiche al nuovo paradigma. E praticamente descrivono la situazione dell'umanità nel complesso e cosa si può fare per cambiare l'esperienza planetaria. Quindi sono comunque molto importanti da vedere, da approfondire. Allora, praticamente in tutta la prima parte si parla di alcune misure programmate per fare in modo che i cittadini siano sottomessi e incapaci di reagire. Quindi queste misure sono sempre esistite e nel momento in cui c'è questa disapprovazione si cerca di attuare delle misure repressive in qualche maniera, in modo che in uno stato di di malessere generale possa essere a volte anche invocato il Dio esterno. Cioè, quindi è sempre un po' quello. Poi adesso le cose stanno anche un po' cambiando, ma comunque le religioni sono ancora abbastanza forti sul pianeta. Quindi la cosa importante è che sia messo in luce anche questo. Quindi magari facciano le vittime implorando un Dio, capito, che li salvi o altri. E per cui in questo caso... Non tanto il fatto di reagire, che poi come vedremo questa sera anche quello importante, ma proprio il fatto che la forza dell'anima viene completamente ignorata. Ok, quindi in pratica questi shock continui che vengono innescati a livello comunque anche globale è stato proprio studiato per avere delle reazioni desiderate, quindi abbassare le vibrazioni fondamentalmente e portare gli esseri umani a cercare appunto questa salvezza. Ok, quindi questo processo è già noto, sono stati già studiati, per cui ogni tanto ne emerge qualcuno. Se avete visto, per esempio in Cile, ci sono anche dei video che stanno girando, nel momento in cui le persone però sono compatte e sono unite per la propria libertà,
ma tutte vuol dire milioni di persone che scendono in piazza e manifestano, allora le cose sono un po' diverse. Quindi se si supera quella soglia, diciamo, di 2 o 3 mosche bianche, possiamo dire, allora le cose cambiano, perché cambia proprio l'energia. Capito? A livello energetico è molto diverso, per cui bisogna essere sempre uniti e compatti per la propria libertà. Per cui qua viene prospettato, sembra perfetto rispetto a quello di cui parleremo stasera, incredibile. Ogni volta è tutto coerente. Allora, dice, proviamo a immaginare se a un certo punto le reazioni dell'umanità possano essere sostituite da azioni che non calzano con il loro pianificato scenario, quindi che questo schema non venga più replicato. Ok, quindi che le persone fondamentalmente ritrovano la forza interiore della propria anima e sono consapevoli anche di come vogliono vivere su questo pianeta, e che non c'è governo che tenga che possa decidere esattamente questo. Cioè riconquistare fondamentalmente il libero arbitrio. Questo è un po' il senso. E allora inizia proprio perfetto, dice, il genere umano è stato istruito a diffidare dei suoi simili, e anche giustamente direi, soprattutto in certi casi, però appunto sottolinea anche questo aspetto, che in pochi hanno la cognizione delle interconnessioni che esistono grazie alla condivisione con altri esseri della fonte, della loro manifestazione nell'esperienza. Quindi praticamente qua si riferisce sia a esseri, come dire, esseri umani anime incarnate, quindi propri simili in quel senso, sia a esseri che sono comunque anime più evolute, che provengono da dimensioni più elevate e sono incarnate su questo piano, come diciamo sempre, alcuni lo ricordano, altri non lo ricordano, sia poi c'è un equipaggio diciamo di terra, diciamo così, extraterrestre, e poi ce ne sono altre tante connessioni di cui parliamo sempre, attivare le connessioni, così possiamo creare qualcosa di diverso. Però appunto queste connessioni, dice, che sono attualmente sconosciute, e c'è una potenza all'interno di queste connessioni che è totalmente inutilizzata, e infatti è proprio per questo che abbiamo spostato proprio il focus dal fatto di cercare esteriormente qualche cosa al fatto di concentrare veramente tutte le proprie energie verso l'interno, per avere una connessione sempre più stabile, sempre più forte, una connessione sottile che si sviluppa piano piano nel tempo. Perché, come dice qua, questo potenziale è ancora quasi totalmente inutilizzato. E quindi siamo qui anche per questo, infatti ogni tanto comunque emergono delle sfumature interessanti, per cui che cosa potrebbe accadere se effettivamente ciascun essere umano fosse connesso a se stesso, quindi attraverso il proprio cuore, quindi sentire la connessione con gli altri fratelli e sorelle cosmici, sentire la connessione con gli spiriti della natura, per esempio, di cui parleremo appunto domani, quindi abbiamo 2 giornate dedicate a queste connessioni fondamentalmente potenti, quindi connessione agli spiriti elementali, connessione alla madre terra, connessione comunque agli alberi, alle piante, a tutto il mondo invisibile. Cioè c'è il mondo visibile, quello che vediamo, l'albero, e poi c'è l'invisibile, lo spirito dell'albero, e il campo di energia che comunque si diparte anche dall'albero stesso. Quindi ci sono tutta una serie di sfumature diverse. Per vedere queste sfumature bisogna attivare queste connessioni attraverso la pratica. Quindi la strada è sempre, torniamo sempre lì alla fine, facciamo il giro e poi torniamo. Perché soltanto così, se noi siamo in uno stato di percezione sottile, possiamo anche
operare all'unisono con tutti, con le forze della natura, operare all'unisono con appunto le razze benevole che ci sono sia su questo piano che comunque supportano anche su altri piani, e poi in connessione con la madre terra. Quindi questo è un po' il senso. Quindi in questa maniera lo schema pianificato sarebbe assolutamente cambiato, perché non ci sarebbe più quello scenario. Sino a che le persone cercano la salvezza, cercano Dio, cercano qualsiasi altra cosa all'esterno, cercano appunto la salvezza nei potenti, nei governi, non lo so, qualsiasi forma possa essere, siamo ancora nella fase di vittima carnefice. Nel momento in cui ciascuno sa interiormente, perché è connesso più profondamente a se stesso, a dimensioni più sottili, più elevate, sa esattamente quello che è, quello che vuole, come vuole vivere, quali sono le condizioni, capito? Cioè i giochi sono facili attualmente perché la popolazione non è consapevole di queste capacità, di queste possibilità, e quindi si affida magari esteriormente ad altri, sino ad arrivare al discorso poi anche politico e eccetera, insomma, in senso più ampio. Cioè questo poi può essere declinato a vari livelli. Invece nel momento in cui noi sappiamo dentro di noi esattamente chi siamo, siamo già tutti d'accordo. Capito cosa voglio dire? Siamo già tutti d'accordo, perché siamo per la vita, siamo connessi alla vita, intanto sentiamo questa vibrazione, siamo per la vita, per cui molte cose da questo piano sparirebbero totalmente. Però a volte ci si fa convincere, e quindi ti propongono una cosa e poi si creano i pro, i contro. Torniamo sempre lì alla fine. Non è mai un discorso di essere favorevoli o contrari. Il discorso è un altro. E capire come vogliamo veramente vivere. Quindi viene ricordato che ci sono molti focus su questo pianeta, quando sarà il momento potete stare certi che l'attivazione di capacità latenti che sono disponibili all'interno della consapevolezza e della struttura fisica del corpo umano potranno essere e saranno stimolate. Sono delle capacità che noi possiamo risvegliare. E qua anche fa un esempio, per esempio in merito alle leggi universali, che già prendendo coscienza delle leggi universali già qualcosa avviene anche interiormente. Quindi è possibile alla fine crescere anche in questa maniera, quindi perché sicuramente queste guide sono state anche scritte come a dire avere una base da cui partire e poi piano piano andare avanti con le proprie gambe. Però è soltanto un supporto così iniziale per comprendere chi si è realmente, in modo che la verità che è stata occultata sulla nostra reale natura terrena e divina, entrambe, possa essere portata alla luce. E poi c'è la parte, la capacità di ricevere questa stimolazione e realizzare quanto necessario dipenderà dalla cosciente consapevolezza ed in particolare dalla capacità di accettare l'autopotenziamento all'interno di uno schema comportamentale olistico. Autopotenziamento, quindi c'è un focus che arriva direttamente a energia, flussi costanti di energia per l'elevazione del genere umano che arrivano da tutte le parti, per cui c'è già questa energia a disposizione,
soltanto che questa energia ha una vibrazione elevata, per cui bisogna essere in grado di connettersi a questa energia. E allora si può attingere da questa energia. Se le persone sono distratte da tante cose, anche il livello di vibrazione magari non è altissimo, perché una persona che è presa da tante cose da fare, cioè bisogna proprio svuotare e entrare in uno stato di ascolto, di silenzio interiore, di centratura per ripristinare certe connessioni, perché appunto tutto quello che succede esteriormente è fatto apposta in modo che le persone siano disconnesse rispetto a se stesse, quindi che ci sia sempre questa musica di sottofondo, che poi sono anche frequenze, insomma, che non è che proprio aiutino. Quindi c'è un chiasso costante, rumore di continuo, cose da fare, notizie, vita frenetica, eccetera, e questo loop non favorisce sicuramente la connessione, per cui evidentemente bisogna piano piano stabilire delle priorità nella propria vita e trovare un equilibrio in modo che c'è più tempo, perché la cosa più importante è il tempo, per la propria evoluzione spirituale. Non ci sono altre possibilità, non è possibile avere una vita frenetica e nel frattempo, insomma, essere super connessi, perché comunque soprattutto in certi ambienti c'è un abbassamento costante della vibrazione, quindi più li frequenti e più entrando in contatto comunque bisogna poi lavorare per sollevare. Però un conto è che ci capiti magari per un pochettino, un conto è che ogni giorno uno frequenta determinati ambienti. Per cui ci vuole veramente molta pazienza, poi non è che tutto è possibile farlo da subito, però diventare consapevoli anche di come si vuole vivere. Ci sono persone magari che hanno una motivazione a lavorare in un determinato contesto molto, molto profonda, e quindi questa forza li aiuta anche a stare in certi contesti. Ma appunto, se noi dentro di noi creiamo qualcos'altro, questo poi si manifesta su questo piano. Anche un ambiente di lavoro diverso rispetto a quello dove siamo adesso, si può sviluppare qualcosa di diverso, in un'altra forma. Bisogna avere fiducia e portare avanti le cose piano piano, fino a che non prendono forma totalmente. Ok, adesso magari aggiorno un attimo così vedo cosa avete scritto, un secondino se avete scritto qualche cosettina. Ecco, è arrivato Giovanni, ben arrivato, anche tu. Allora, ho messo nella chat il link anche per scaricare le guide, se volete, ci sono scaricabili tutti e quattro i libri. Allora, quindi questa parte è sottolineata per bene. Vi è la generazione di energie interattive al fine di svegliare connessioni latenti per dare luogo a qualsiasi cosa che sia necessaria a consentire il ritorno all'equilibrio. Quindi queste energie sono presenti, ma se noi vibriamo, come dicevo prima, ad un livello di vibrazione più basso, non riusciamo a percepire il messaggio, non riusciamo a percepire la potenza di questa energia che è a disposizione. E quindi continuiamo a fare il gioco, diciamo, di coloro che controllano l'umanità fondamentalmente. Capito come funziona? Ci sono cose che sono invisibili, però sono disponibili, ma noi magari ci basiamo soltanto su ciò che vediamo. E quindi ci concentriamo sulla condizione dell'umanità e la nostra energia si abbassa. Perché scopri quello, scopri l'altro, scopri tante cose, quindi da un lato è importante anche vedere certe cose, però appunto avere un equilibrio anche in questo. L'abbiamo detto anche ieri, un 20% si può dedicare a scavare un pochettino per vedere come stanno un po' le cose,
L'80% va dedicato alla pratica, all'ascolto, alla meditazione e alla trattazione di temi per l'elevazione. Questo è un pochettino il senso. Piano piano, con la pratica, anche il discernimento si affina. Capito? Piano piano è un processo, è tutto un processo. La cosa importante è essere allineati ad energie elevate. E poi si continua, questa è un po' la proporzione. All'inizio, soprattutto quando si è ragazzini, forse anche in certi periodi, in certe fasi, si ha questa necessità di cercare di scavare, di cercare il più possibile sulla realtà extraterrestre, un sacco di cose. Posso ricordare com'ero io una decina di anni fa, cioè all'inizio è anche una fase, quindi è anche giusto che sia così, che una persona cerca, scava più a fondo possibile. Poi dopo, piano piano, dopo che magari acquisisci forse almeno una base di conoscenza su questo, poi piano piano lasci per dare spazio al proprio risveglio. Capito? Parallelamente continui ad osservare. Ok, questa parte è importante, perché altrimenti questa connessione alle energie elevate, capito? Cioè è importante che ci sia, quindi iniziare la giornata nelle alte vibrazioni, essere connessi, questo è molto importante, è la priorità assoluta, quindi bisogna sempre guardare quello che succede e parallelamente però continuare a lavorare. Ok, il traguardo del nuovo paradigma, questa parte è molto importante, è la transizione dell'umanità dalla coscienza vittimistica. Ecco, questo è ancora un altro aspetto, perché poi se uno cerca anche queste informazioni con una percezione di vittima, e ci hanno fatto questo, e ci hanno fatto quello, e stanno facendo questo, anche questo non va bene. Cioè bisogna sempre entrare nell'ottica di idee che noi osserviamo e basta, e basta, è un'osservazione nuda e cruda. Quindi è la transizione, quindi l'obiettivo, il traguardo del nuovo paradigma è la transizione dell'umanità dalla coscienza vittimistica all'autopotenziamento. Autopotenziamento è appunto ripristinare la propria connessione interiore, avanzare nel percorso, essere più coscienti, essere più vigili, più lucidi, l'apertura del cuore, quindi tutto questo, essere più radicati su questo piano, che di fatto sono un po' i tre esercizi di base, che risulterà in un'elevazione nella propagazione vibratoria del pianeta e dei suoi abitanti. Nel momento in cui uno avanza, tutti quanti avanzano, perché sono sempre parti della stessa anima universale. Possiamo dire anima umana, ok? Anima umana nel senso un'unica anima umana che si è distribuita in varie parti, e ognuno di noi è questo pezzettino di anima. Quindi nel momento in cui l'anima diventa più cosciente e avanza, allora tutti quanti avanzano. Questo qua è il discorso. Quindi dobbiamo aiutarci ad avanzare reciprocamente, questo è il senso. E tutti ci eleviamo, capito? Così come quando vengono abbassate le vibrazioni e lo sentiamo tutti, sentiamo tutti questa sorta di pressione, funziona alla stessa maniera. Ed inoltre, essendoci molte altre anime anche di livelli superiori connessi comunque con noi, c'è ancora un'anima veramente universale, come stavo dicendo prima, perché
sono piccoli frammenti appunto di anima che si trovano a vari livelli, a vari strati, e noi siamo connessi a ciascun frammento. Ok, quindi priorità assoluta, intanto perché ognuno è giusto, insomma, è importante, la cosa più importante è che si risvegli, altrimenti torna qua su questo livello, rifare esperienze di nuovo, capito? Quindi finché non si esce dal ciclo di incarnazioni, si continua esattamente questo tram tram. E per cui credo che, insomma, ciascuno di noi voglia anche ascendere, insomma, nel più breve tempo possibile. E per cui per questo è una priorità individuale. E poi diventa anche una priorità collettiva, perché se tante persone si elevano, questo crea un avanzamento nel complesso, quindi questo è un pochettino il senso. Adesso facciamo così, facciamo una brevissima pausa, aspetto che aggiorno comunque. Ah, non senti? Ah no, adesso sei connesso. Ok, Giovanni stava scrivendo. Facciamo una brevissima pausa e poi ritorniamo tra pochissimi minuti. A tra poco, giusto 2 minuti di pausa e poi ritorniamo.
Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, ben rientrati e ben ritrovati. Stiamo leggendo stamattina Abbracciando l'arcobaleno. Adesso c'è una parte molto interessante da commentare che riguarda un aspetto da trasformare o da trascendere in alcuni casi, cioè questo fatto di autopotenziamento di ciascuno, quindi significa anche puoi scegliere di confidare nel potenziamento dei vostri simili. Questo è qualcosa di completamente innovativo e diverso rispetto a come siamo stati educati e comunque istruiti dalla società in generale, alla competizione anziché appunto alla collaborazione. Per cui è importante che ci sia un focus collettivo, non soltanto cioè che ciascuno pensa esattamente. Già se uno pensasse all'autopotenziamento già sarebbe tanto, ma se poi ciascuno anche auspicasse a un potenziamento anche di altri, questo avrebbe degli effetti potentissimi. Ed è così che bisogna muoversi. Ok, quindi questo è un attimino il punto fondamentale. E poi c'è una parte interessantissima, ci sono altre squadre di equipaggi di terra che portano a termine i loro compiti, che si uniscono e forniscono la sintesi olografica che ora sta prendendo forma. Questi sono coloro di cui parleremo questa sera. Per cui l'equipaggio di terra si compone, appunto, sia è composta da tutte le anime che aderiscono a una nuova esperienza planetaria, quindi le anime, diciamo, che sono terrestri fondamentalmente, quindi che scendono su questo piano perché appunto fa parte del loro ciclo di incarnazioni. Poi ci sono altre anime di livelli superiori che si incarnano per aiutare l'umanità ad elevarsi, ok? E poi c'è anche un equipaggio di terra extraterrestre che supporta esattamente questo, anche con azioni concrete su questo piano. E ovviamente l'equipaggio di cielo, quindi insomma c'è un bel po' di mix. Ovviamente stasera parleremo soltanto delle razze benevole, perché abbiamo già dedicato abbastanza tempo per vedere un pochettino le altre in altre occasioni, per cui ci focalizzeremo soltanto su quelle. Ok, quindi non è che siamo soli in questo processo è seguito tantissimo, bisogna essere consapevoli del nostro reale potenziale. Ok, e poi il pensiero è sempre al centro, perché attraverso il pensiero noi creiamo, e quindi il pensiero va indirizzato anche nella giusta direzione. C'è una coscienza di gruppo che pensa, voi potete cambiare la vostra mente, cambiare idea pensando, e così può fare anche lei. Si tratta di seminare il processo con un'alternativa che abbia una forte attrattiva, quindi cambio il modo di pensare rispetto magari a tutto quello che si può vedere, che si innesca come reazione abbastanza standardizzata ormai, quindi abbastanza prevedibile. Per cui cambiare esattamente questo, non entrare in reazione, capito? Perché ormai tutto questo è stato già studiato, visto, rivisto, trito e trito e ritrito, quindi da lì non se ne esce. Bisogna veramente ritornare al proprio interno e allora definire interiormente esattamente questa priorità. E una volta definita questa scelta, quindi è una scelta che viene presa, come diciamo sempre, seguire il proprio percorso, quindi fare una scelta di questo tipo forte, e poi piano piano molte altre porte si aprono. Sono scelte interiori alla fine, una dopo l'altra. Ok, poi piano piano questa forza aumenta, perché come dicevamo ci sono tanti punti focali adesso, ma anche prima c'erano. Bisogna essere consapevoli che non è un processo in cui siamo soli, e non è richiesto nemmeno all'umanità
di liberarsi, insomma, da questa situazione da sola. Non è richiesto questo. Però appunto, se l'umanità continua esattamente a farsi raggirare e manipolare da una parte e dall'altra, è chiaro che non è possibile percepire tutto quello che si muove intorno, che si sta muovendo e che è a disposizione. Capito? Questo è un po' il senso. E infatti c'è una parte in cui dice che una delle funzioni latenti che sarà stimolata sarà il discernimento. C'è molto focus anche su questo. A volte anche io mi rendo conto che è importante parlare esplicitamente di certe cose, perché magari le persone hanno domande, però alla fine è un processo interno anche quello, cioè piano piano l'informazione poi ti arriva, capito cosa intendo? Cioè, stando nel flusso, piano piano le informazioni anche arrivano. E quindi poi l'esperienza cambia. Quindi se il pensiero focalizzato è cambiato attraverso scelte e preghiera, anche la manifestazione fisica deve cambiare, perché la creazione nasce dentro di noi. Capito? La creazione nasce dentro di noi. Si parla di tutto, adesso si parla sempre più spesso anche di legge dell'attrazione, però legge dell'attrazione riferita a attirare risorse, riferita a guarire, quindi proprio cose personali fondamentalmente, che cioè va tutto bene, è sempre tutto perfetto, però comprendere le leggi universali significa che noi, attraverso la legge di attrazione e la legge di risonanza, possiamo cambiare l'esperienza su questo pianeta. Non funziona soltanto per attrarre la macchina nuova o cose del genere. Capito cosa intendo? Quindi è questa cosa molto importante. E poi c'è, è sottolineato, questa forza aumenta specialmente se riceve input addizionali, quindi questi fasci di luce, comunque energia che arriva costantemente dai punti focali che risiedono in livelli più alti di consapevolezza manifesta, ai quali la faccenda sta a cuore. E sono veramente tanti. E ancora, c'è scritto esattamente quello che vi ho detto due istanti fa, questa cognizione viene facilmente dimenticata a causa del continuo input di dati finalizzati al controllo della mente che vengono appositamente focalizzati nell'esperienza quotidiana. Controllo della mente, torniamo sempre lì. Cioè, una volta che si capisce, si comprende qual è il punto debole a cui si aggancia, appunto questa, e continua a essere propagata l'esperienza attuale, che è fondamentalmente la manipolazione mentale, bisogna osservare ancora meglio come stanno le cose. Alcune cose le abbiamo messe in evidenza anche sui social network, questa riprogrammazione, insomma, che avviene, insomma, di continuo ed è evoluta evidentemente. E per cui allora faccio scelte diverse. Per esempio, definisco un tempo e oltre questo tempo non vado, capito? Oppure se apro i social network è perché devo fare una cosa specifica, non per stare lì ore e ore. Capito cos'è il punto? Perché poi bisogna anche, cioè, diventare più svegli rispetto a come siamo. Cioè, diventeremo sempre un po' più svegli rispetto a prima. Quindi 10 anni fa magari anche io ci passavo un sacco di tempo a scrivere, a mettere cose, eccetera. Poi dopo, piano piano, capisci determinati meccanismi e inizi ad uscirne. Quindi il discernimento poi arriva da sé, perché sono strumenti comunque potenti che sono in grado di attivare delle riprogrammazioni. Quindi anche questo va di suscitare delle emozioni nelle persone. Vedo un'immagine, magari ci sono emozioni che si attivano. Comunque è sempre fatto tutto per una finalità precisa, ed è anche vero che noi lavoriamo sul distacco, sulla trasformazione,
Però è chiaro che se uno si sottopone volontariamente tantissime ore al giorno, cioè si sta proprio lasciando programmare, perché comunque ci vuole veramente tanta presenza e tanta, insomma, per osservare tutto, e poi ci sono anche cose inconsce che magari si attivano di cui non siamo totalmente consapevoli, quindi bisogna nutrirsi di un altro tipo di vibrazione, evidentemente. Ok, insomma, queste sono delle riflessioni, perché poi uno dice come fare, come fare, come fare. Intanto partiamo anche da cosa bisognerebbe lasciare andare, perché partiamo sempre da quello. Poi sono due possibilità di vita, una attaccata alla tecnologia e occupando gran parte del tempo, insomma, in questa maniera, lasciando che uno si lasci influenzare o in una direzione o in un'altra, che magari questo sembra una cosa interessante, parliamo di questo tema, parliamo di un altro tema, vediamo i pro e i contro, e poi per sentirsi parte appunto della coscienza di massa, non lo so, per dire. E poi c'è un altro tipo di filone dove si riporta l'attenzione proprio all'interno, e tutte le energie, o almeno, come vi dicevo prima, l'80% se non di più delle proprie energie quotidiane vanno esattamente in questa direzione. Quindi nella direzione del risveglio, nella direzione della gioia, dell'amore, anche della condivisione, però appunto in modo diverso. Capito? Quindi questo è un attimo il punto. Il focus di pensiero combinato è molto potente quando opera nell'ambito delle leggi universali ed è supportato dall'impegno emozionale. Il ritorno al potenziamento del proprio essere, dopo aver vissuto repressione ed esperienze vittimistiche, farà emergere una sensazione emozionale dell'anima che equivale alla gioia spesso menzionata nelle religioni. Cioè, quando raggiungi un livello tale per cui il tuo stato interiore non dipende più da fattori esterni, e tutto quello che hai vissuto prima, anche in termini di esperienze vittimistiche, poi lo osservi diversamente, quindi ti muovi anche diversamente e continui ad espandere esattamente la gioia, lo stesso. Proprio come amore e odio non possono condividere lo stesso cuore, quindi questo è un aspetto interessante, perché noi parliamo di integrare gli aspetti di ombra. È tutto perfetto, quindi integrare gli aspetti di ombra, integrare le proprie esperienze, portare la luce anche in ogni esperienza. Quindi questo fa parte del lavoro interiore, ma non è inteso come integrare nel senso, allora integro anche, mi rendo portavoce, integro una vibrazione negativa in me, comunque giustificando a livello mentale qualcosa, o perché ci sono delle ferite dietro. Perché amore e odio non possono coesistere nello stesso cuore, quindi o sei nell'amore o sei in un'altra vibrazione, capito? Questo è un po' il senso. Così come, continuo anche qua, neanche gioia e percezione vittimistica possono condividere la stessa esperienza. Cioè, una cosa esclude l'altra. Integrare gli aspetti di ombra è un altro tipo di messaggio. Vuol dire anche accettare quello che eravamo prima, perché molte persone magari non accettano parti di se stesse legate proprio a quel passato, e quindi non accettandole in qualche maniera comunque rimangono latenti e vengono anche alimentate poi di tanto in tanto. Quindi se invece noi accettiamo pienamente ciò che siamo stati, ciò che abbiamo vissuto, integrando l'esperienza, trasformando, allora questo cambia l'energia, capito? Quindi si porta luce anche nelle parti di ombra, integrandole. È un processo di integrazione. Però se io nel qui e ora posso scegliere o una vibrazione di amore o una vibrazione appunto di altra vibrazione di odio, di paura, qualsiasi altra cosa, è una scelta di questo qui e ora.
anche se magari avviene tramite altri di cui mi rendo portavoce. Questo è un pochettino il punto fondamentale, cioè in ogni qui ora noi possiamo scegliere quale vibrazione propagare. Però appunto più o meno queste sono le vibrazioni, quindi proprio la coscienza vittimistica, il vittimismo è proprio l'ultimo scalino della spirale discendente delle emozioni. Per cui è troppo basso come livello. Per questo qui si parla spesso di questo, perché è proprio tanto basso. E da lì non si può creare una realtà di luce, è impossibile. Quindi bisogna comunque trascendere questi aspetti. E come si fa a trascenderli? Partendo dalla propria esperienza intanto, e poi anche a livello di macroscala, non lasciandosi condizionare da tutto quello che si muove, identificandosi esattamente in questa massa di persone che si sentono vittime. Questo è un po' il senso. Ecco, oggi mi sto anticipando ogni pezzettino, perché vi dico una cosa e poi c'è scritto subito dopo. Il coraggio di scegliere arriva nella forma della responsabilità dell'umanità di creare la propria esperienza, in questo caso con tutto l'aiuto possibile a disposizione di chi lo chiede. Il coraggio di scegliere, capito? Non di lasciarsi trainare, trascinare, influenzare da una parte e dall'altra, arriva nella forma della responsabilità dell'umanità. Quindi torniamo sempre a questo aspetto, di creare la propria esperienza. Quindi io so che nel momento in cui propago basse vibrazioni, creo una realtà connessa a queste vibrazioni. Nel momento in cui io propago alte vibrazioni, propago una realtà coerente con queste vibrazioni. Nel momento in cui si parla anche di certi temi, però il focus, l'intento è discernere, capito? Bisogna capire anche come uno tratta le cose. Se lo fai per discernere, questo sarà il risultato finale. Che ci sarà un po' più di discernimento in tutti alla fine, perché questo è l'intento alla base. Se lo fai con un'energia per semplicemente criticare, non so, da una parte o dall'altra, o giudicare, allora quello sarà il tipo di imprinting. Torniamo sempre lì, all'intento che sta alla base. Ok, adesso provo ad aggiornare perché sono le 8:15, vediamo. È arrivata anche Nicoletta, ben arrivata. Direi che questa lettura di stamattina ci anticipa il tema di questa sera, di cui parleremo. Sono proprio contenta che sia sottolineato anche tutto l'aiuto disponibile, perché appunto tutto questo aiuto c'è. E per cui non siamo soli e possiamo fare ancora, ancora, ancora di più. Allora, mi sa che ci salutiamo, così abbiamo il tempo per sedimentare. Se volete rileggervelo, l'ho scritto sotto, sono le pagine dalla 7 alla 9 e sono molto dense queste, quindi se ve lo volete rileggere anche per conto vostro, ci sono vari aspetti anche in poche paginette, tanti aspetti che sono importanti, essenziali. Ok, quindi appuntamento a questa sera, parliamo delle razze benevole, un po' in generale, dell'equipaggio dell'altro equipaggio di terra di cui si parla e di come questo equipaggio di terra sta aiutando l'umanità, ma non da ora, già da un bel po'. E poi come fare in casi concreti, qualche esempio di caso concreto, insomma di varie situazioni, come escono fuori le notizie, no? Faremo qualche esempio, poi alla fine il risultato è sempre lo stesso, cioè
Un po' abbiamo già anticipato stamattina, però ne parliamo proprio in modo molto più approfondito, così magari la sera ci sono anche più persone che interagiscono. Alle 10 tutti hanno già cenato, sono già un po' più liberi, e quindi ne parliamo con calma, in modo che a seguito di questo, perlomeno anche il testo di questo, poi cercherò di riportarlo sul sito, piano piano ci sia un passaparola, capito, su come operare, e possiamo invertire questa tendenza che c'è adesso. Capito cosa intendo? Questo è importante perché sono ancora tante le persone che sono focalizzate in modo diverso, quindi se quantomeno facendo partire appunto l'informazione poi piano piano si diffonde, forse possiamo anche cambiare determinati contesti. Ok, bisogna essere uniti nello stesso intento. E poi, come abbiamo detto, non siamo soli, quindi siamo assolutamente supportati, per cui bisogna veramente avere fiducia nella propria connessione, fiducia nel fatto che ci sono molti aiuti, ci sono molti aiuti disponibili. Bisogna soltanto riuscire ad attivare, capito? A riattivare dei ricordi, riuscire a riattivare certe connessioni, ascoltarsi nel profondo, eccetera. Ok, allora, buona giornata Gianmaria, Ilaria, Nicoletta, Giovanni, Luana, Ivana, Emanuela, Cristiana, Antonella, anche lei, da Patrizia, Roberto, Orsolina, e poi non so se c'è anche qualcun altro. Comunque, buona giornata a tutti, anche coloro che ci ascolteranno più tardi. Adesso ci lasciamo con una musica conclusiva e appuntamento questa sera, quindi a tra poco, tanto siamo sempre connessi comunque. Un abbraccio a tutti e a più tardi.